Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial di Alteryx. Oggi vedremo come effettuare il data blending unendo i dati che arrivano da due fonti differenti. Il tutorial che andremo a fare è quello che si trova anche nel menu di Alteryx Help Sample Workflow Tutorials Blending Data. Utilizzeremo questo tutorial in quanto tutti i dati necessari sono già stati installati insieme all'installazione del programma e come possiamo vedere da questa descrizione in inglese andremo ad aprire un file che contiene il database delle vendite ed è un file XML. Poi andremo ad aprire un file invece CSV che contiene invece i dati sui clienti, uniremo i due file in modo che a ogni cliente venga abbinato il proprio acquisto e poi andremo a fare un summarize. Quindi a raggruppare i clienti in base al segmento di appartenenza e calcoleremo la somma di tutte le transazioni effettuate per ogni segmento. Cancelliamo tutto quanto e iniziamo con il nostro tutorial. Andiamo qua nella sezione Inout, prendiamo un input data. Andiamo a cercare il file transaction XML e lo apriamo. Se clicchiamo su Run e se impostate la visualizzazione delle barre come l'ho messa io, qui sotto potete vedere in anteprima che cosa contiene la tabella. Ora andiamo ad aprire l'altro file che invece contiene i dati sui clienti, customer. CSV, andiamo di nuovo in run e anche qui avremo l'anteprima. Allora, nella tabella con le transazioni vediamo che abbiamo un campo che si chiama Customer ID e nella tabella con i clienti abbiamo un altro campo che si chiama Customer ID. Quindi possiamo effettuare una join, clicchiamo qua su join, abbiamo tutti i tool che fanno parte di questa categoria. Possiamo andare a unire questi due campi dando come campo in comune proprio il customer ID. Guardiamo il nostro risultato, vediamo il customer ID 10. Se noi andiamo a vedere qui, il customer ID 10 aveva comprato questo Park Ridge e qua nei clienti è Pamela Wright. Quindi se noi andiamo a vedere qua nella join dovrebbe uscire che Pamela Wright ha comprato il Park Ridge. Nel connettore left abbiamo tutte le transazioni, quindi tutti i dati che arrivano dalla tabella di sinistra che non hanno trovato una corrispondenza in quella di destra, quindi evidentemente saranno delle vendite, degli acquisti fatti da clienti che non sono dentro quel database. Nel right, al contrario, abbiamo tutti i dati che arrivano dalla tabella di destra che non hanno trovato una corrispondenza a sinistra. In questo caso non ne abbiamo, quindi vuol dire che tutti i clienti sono stati abbinati alla propria relativa vendita. Ok, abbiamo detto che l'obiettivo è trovare la somma delle vendite per ogni segmento di mercato. Dobbiamo utilizzare qua nella sezione transform un summarize. Allora, vogliamo raggruppare i nostri dati in base al segmento, quindi scegliamo group by segmento e poi vogliamo fare una somma delle vendite. Andiamo qui a cercare vendite, clicchiamo add, andiamo sotto numeric e vediamo che sono scritti in grigio chiaro. Questo perché? Perché se andiamo a vedere la tipologia del campo, è un campo segnato come stringa. Questo succede spesso quando si prendono dati che arrivano da file XML, anche da file CSV, quindi dobbiamo tornare un attimo indietro e inserire qui tra questi due tools un select, basta che lo mettiamo qui e lui automaticamente si connette in entrata e in uscita. E andiamo a cambiare il valore del sales da stringa a double. Se ora noi mandiamo il run e proviamo a scegliere un'operazione numerica, vediamo che sono abilitate. Mandiamo il run ed ecco che abbiamo ottenuto le vendite suddivise, raggruppate in base al segmento. Se
Se ad esempio qui, oltre al segmento, volessimo mettere anche il Customer ID, diciamo Group by Customer ID, lo spostiamo sopra, clicchiamo su Run e vediamo che praticamente ci ha suddiviso tutti i clienti in base al loro segmento di appartenenza e ha calcolato la somma di ognuno. E il tutorial è praticamente finito, quindi cose importanti da ricordare. Fare attenzione a come vengono interpretati i dati quando vengono aperti dagli input tool. Per fare una join bisogna scegliere due campi in comune tra le due tabelle. Nel connettore centrale abbiamo il risultato della join, nei due connettori laterali invece abbiamo i risultati delle non join, i dati che non sono stati uniti. E poi con il summarize possiamo raggruppare i dati in base a diversi livelli ed effettuare calcoli numerici.